Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con EvoLive Focus. Il lockdown è finito e qualcuno di noi si è ritrovato con qualche chilo di troppo. Del resto, durante questo periodo abbiamo fatto una vita decisamente più sedentaria e ci siamo riscoperti tutti un po' chef. Ma come facciamo a rimetterci in forma? Lo chiediamo al professor Nicola Sorrentino, specialista in scienza dell'alimentazione e dietetica. Professore? Ecco il Buonasera. professore. Buonasera professore, grazie di essere con noi e adesso sfrutteremo la tua esperienza per capirne di più. Innanzitutto, come ci siamo comportati dal punto di vista alimentare durante il lockdown? Abbiamo mangiato forse un po' troppo? Come ha detto lei prima, ci siamo tutti improvvisati chef, pizzaioli, pasticcieri. Un po' la noia, un po' perché evidentemente non avevamo proprio niente da fare, abbiamo mangiato anche di più. Mangiando forse chi bene, chi male, certamente abbiamo mangiato in più e ci siamo trovati con quei chili e troppo che abbiamo detto prima. La cosa più importante è certamente perdere ora questa pancetta, questi chili in più in salute. Questa è la cosa importante perché non tutti. Certo. Le diete sono uguali e non è sufficiente solo dimagrire, dobbiamo dimagrire mantenendo ancora quelle difese immunitarie che finora tutti ne abbiamo parlato e tutti volevamo mantenere alte. Quindi non è corretto fare delle diete drastiche o delle diete togliendo tutto ciò che l'organismo ha bisogno. Dimagrire, ma bene, introducendo tutti quei nutrienti di cui l'organismo ha bisogno. Allora, premesso che immagino non esista una dieta che va bene per tutti, però ci sono delle indicazioni che ci può dare di buon senso, diciamo, a tavola per cercare di rimetterci in forma, magari con un occhio anche alle difese immunitarie, come si diceva, per rinforzare le nostre difese. Non smetterò mai di dirlo e incomincio subito con la cosa più importante. Non smetterò mai di dirlo. La pasta non fa ingrassare, è quello che noi mettiamo nella pasta che fa sì che diventi un cibo ingrassante. I carboidrati, pasta, pane, riso, devono essere circa il 50-60% dell'apporto calorico totale. Diminuirli drasticamente o eliminarli significa andare incontro a brusche diminuzioni della glicemia con conseguente ripercussione sul benessere fisico. Però vorrei dirlo subito, pasta non significa carbonara o matriciana, significa un piatto di pasta con un sugo di verdure leggero, pasta e ceci, pasta e fagioli, pasta e cime di rapa, pasta e melanzane, un piatto sano con pochi condimenti. E poi non possono logicamente mancare le 5 porzioni di frutta e verdura. Anche qui vorrei dire un'altra cosa. Cerchiamo di introdurre anche la frutta secca a guscio, noci, mandorle, nocciole, che sono sane, ci fanno arrivare al pasto successivo con meno fame e poi non dimentichiamo proteine di facile digestione, soprattutto il pesce, le proteine del pesce. La carne rossa fa male. Io dico sempre che non c'è, certamente se mangiamo carne rossa, tutti diciamo che la carne rossa fa male, noi primi nutrizionisti. Io però. Come sempre, voglio dare un po' al contrario. Non c'è nessuna fettina di carne rossa che possa far più male di un petto di pollo, anche se la carne di pollo, quella è la carne che si sa, è la più dietetica, è la più digeribile. Però se la fettina di carne rossa è cotta con i pomodorini, con l'origano, con una cottura sana, salutare, e invece il petto di pollo viene cotto con la sua pelle oppure fritto e soffritto nel burro, certamente è meglio la fettina di carne rossa che noi diciamo che la carne rossa fa male che il petto di pollo che normalmente diciamo che faccia bene. Quindi alla fine cosa implica tantissimo anche le cotture, non solo la Infatti. qualità degli alimenti e del determinato tipo di pezzo di carne o di pesce, ma anche come li cuciniamo. Quindi qual è la forma di cottura migliore? Per esempio, le verdure bollite perdono di valore, nutrizionale o vanno bene? Bravissima. Normalmente noi cosa facciamo?
prendiamo le verdure, le facciamo bollire e buttiamo quell'acqua di cottura. Invece noi dovremmo riutilizzare quell'acqua di cottura per delle minestre rimineralizzanti, perché molte proprietà nutrizionali restano in quell'acqua. Certamente è al vapore, bollito ma con poca acqua, nel forno a microonde, facendo attenzione che le cotture prolungate molte volte uccidono i nutrienti. Però devo anche dire che ci sono determinati alimenti, come per esempio il pomodoro, che è famoso certamente per la vitamina C, ma ha un antiossidante potentissimo che si chiama licopene. Questo antiossidante potentissimo, se noi non lo troveremo mai nel pomodoro crudo, perché deve essere cotto affinché noi riusciamo ad assimilarlo. Quindi ogni alimento, a seconda anche della cottura, cambia l'acqua e il tipo, nel modo in cui riusciamo ad assimilarlo. Allora, è appena uscito un suo libro che si intitola La dieta Sorrentino. Il sottotitolo è molto interessante, perché è l'alimentazione salutare per dimagrire e stare bene. Ritornando al discorso di prima che abbiamo fatto sul rinforzare le nostre difese immunitarie, specialmente in un momento così delicato, su cosa dobbiamo puntare? Su che tipo di cibi? Allora, anzitutto, tutto ciò che per il momento noi abbiamo detto e dove noi dobbiamo puntare è la famosa dieta mediterranea, alimentazione che ci viene copiata da tutte le parti del mondo e noi importiamo le cattive abitudini dalle altre parti del mondo. Quindi dieta mediterranea che va a aumentare la produzione dei linfociti T, che sono determinate sostanze che vanno a stimolare proprio le difese immunitarie. Per cui i carboidrati meglio se integrali, le proteine benissimo quelle vegetali, oppure proteine di facile digestione come il pesce a spina, ma anche la carne bianca. L'uovo anche ci sta bene. 5 porzioni di frutta e verdura, non dimenticando la frutta secca a guscio, e soprattutto dobbiamo bere tanta acqua. Nessuno lo dice mai, l'acqua è fondamentale per l'idratazione, per la circolazione, la digestione, per il trasporto dei nutrienti. E io aggiungo sempre, l'acqua aiuta a dimagrire. Quando io dico ciò, tutti si mettono un po' a sorridere e dicono, certo, tu bevi, non mangi. Sì, ma non è così, o perlomeno non è solo così. Se noi introduciamo dell'acqua fresca prima di iniziare a mangiare, 10-15 gradi, che l'acqua quando entra nel nostro organismo si deve per forza trasformare da 10-15 gradi a 37 gradi. Questo passaggio di trasformazione dell'acqua si chiama termogenesi, per cui noi aumentiamo il nostro tasso metabolico, certo, e quindi possiamo dimagrire un pochino più velocemente. Quindi sono importanti anche gli spuntini, mai saltare la merenda. Soprattutto la frutta secca a guscio, mandorle, noci, logicamente una porzione, non intendo una manciata grossa, una porzione significa 3 noci, 10 mandorle, 15 pistacchi, ci permettono di arrivare al pasto successivo con meno fame. E poi io nei miei spuntini do anche sempre il cioccolato fondente, che gratifica molto ed aiuta ad arrivare al pasto successivo sempre con meno fame. Merendine no, nemmeno per i bambini, quelle confezionate. Io non demonizzo le merendine, neanche quelle confezionate, però dobbiamo imparare a leggere le etichette, perché ci sono delle merendine sane e ci sono merendine meno sane. Evitiamo quelle ricche di zuccheri semplici, di grassi animali, quelli che hanno una scadenza molto lunga. Quindi anche merendine di buona qualità ben vengano. Beh, e allora, quando facciamo la spesa, spesso ci facciamo tentare da cibi non proprio a basso tenore calorico. Come possiamo imparare a fare la spesa in un modo, potremmo dire, caloricamente corretto? Di solito facciamo la spesa comprando le cose che ci piacciono di più. Sono poche le persone che vanno al supermercato, nel loro negozio di fiducia, con una lista già ben precisa di quello che devono comprare. Facendo una lista probabilmente noi arriviamo già preparati, sappiamo cosa prendere, perché oggi chi fa una dieta, lo sappiamo tutti, sanno tutti che il burro, l'olio, determinati formaggi hanno più calorie di altri. Tutti sappiamo che la carne bianca rispetto a una carne rossa
ha probabilmente meno calorie, sempre scegliendo il pezzo giusto. Dobbiamo andare preparati con una lista ben precisa e prendere solo quelle cose. Poi purtroppo la gola prende un po' tutti, quindi passiamo davanti a uno scaffale, vediamo i nostri cioccolatini preferiti o le nostre cose preferite e le mettiamo nel carrello. È difficile resistere alle tentazioni. Beh, invece dall'altra parte vanno di moda spesso, le vediamo sui giornali, delle diete lampo, ma funzionano davvero o è meglio evitare? Allora, se la dieta lampo è quella che noi intendiamo per depurarci 2 giorni, ben venga anche la dieta lampo. Logicamente poi dobbiamo fare anche delle diete che ci permettono di lavorare. Oggi pubblicizzano tutte queste diete molto drastiche e poi molte persone si sottopongono a questi diete drastiche e vanno a lavorare, poi stanno male per forza. Però se la dieta lampo è quella di stare 2 giorni a casa tranquilli, bere tanta acqua, mangiare tante verdure, possiamo anche farla. Io dico che le diete del futuro, probabilmente per allungare la vita, sono proprio il digiuno il semidigiuno delle 16-24 ore. Però siamo ancora un po' lontani prima di dire ciò. Per cui evitiamo queste diete drastiche, queste diete veloci. L'alimentazione corretta è quella che apporta nelle giuste proporzioni vitamine, sali minerali, fibre vegetali, fibre d'acqua, e dobbiamo sempre abbinare il corretto stile di vita e la giusta attività fisica. Allora, dovessimo fare un aperitivo, che cosa dobbiamo prendere? La trasgressione è alla base della vita e vale anche nel cibo. Se l'aperitivo lo faccio una volta a settimana, beviamo anche il nostro frutto di champagne con tutti gli stuzzichini. Certamente, se per me è un rito l'aperitivo di tutti i giorni, allora devo per forza aggiustare il modo di fare l'aperitivo. Io a tutti i miei pazienti consiglio un succo di pomodoro con tanto ghiaccio e del tabasco dentro. Questo perché? Perché il freddo e il tabasco, che è un qualcosa di forte, riesce a sostituire una sostanza tipo il vino o la birra, che sono decisi. Per cui se non prendiamo qualcosa di forte è normale che diremo non ci piace, ma un pomodoro forte, bello, col tabasco ghiacciato lo può sostituire. E poi ci contorniamo di cetriolini, cipolline, tutti i sottaceti che vogliamo, e anche del pinzimone, carote, finocchi, cetrioli, tutte cose con pochissime calorie, e poi la masticazione, la frantumazione ci dà gratificazione. Per cui se io mangio un finocchio e lo sgranocchio, come si suol dire, poi ci bevo un bel succo di pomodoro ghiacciato, si può fare anche tutti i giorni. Però se io voglio fare l'aperitivo a base di vino, di superalcolici, facciamo attenzione. Una volta alla settimana nella trasgressione ci sta, ma non tutti i giorni, ripeto. Visti i tempi che corriamo, mi pare che ne abbiamo bisogno. Quali sono i cibi del buon umore? Cosa dobbiamo mangiare per tenere alto l'umore? Poche persone sanno che i carboidrati contengono triptofano. I carboidrati significa pasta, pane, riso. Tutti gli zuccheri in generale, anche lo stesso zucchero, però lo zucchero un po' meno, dobbiamo fare attenzione, contengono triptofano, che stimola la serotonina, neurotrasmettitore che dà benessere. Per cui i cibi del buon umore sono i carboidrati in generale. E poi io dico sempre che un buon piatto di pasta già ci mette allegria. Ora sappiamo pure che va a stimolare la serotonina, ben venga un buon piatto di pasta. Il cioccolato amaro anche come dessert può funzionare, anche no? Il cioccolato amaro, certamente, contiene sostanze antiossidanti, alcuni polifenoli, il resveratrolo, picennatolo, idrossichirosolo, i vini bianchi a doppia fermentazione. Io però dico sempre che queste stesse sostanze le troviamo anche nella frutta e verdura, per cui se noi crediamo di mangiare il cioccolato curandoci, probabilmente sbagliamo, però non sbagliamo se lo mangiamo perché ci piace. Beh, io intanto, professor Sorrentino, la ringrazio veramente per i suoi preziosi consigli, e non solo ci aiuteranno a rimetterci in forma, ma anche ad alzare le nostre difese immunitarie e soprattutto il buon umore, ne abbiamo bisogno un po' tutti. Intanto le auguro buona serata. Grazie a voi, grazie dell'invito.
Ma grazie a lei di aver accettato e auguro una buona serata anche alle amiche e amici di Facebook. A presto.